Bentrovati. Per la tecnica tunisina, oggi andiamo a lavorare la combinazione di due punti base, il punto maglia e il punto rovescio. L'effetto è questo che vedete in questo campioncino. Un punto costa 1-1. Dei due punti trovate i tutorial completi sul canale. Io vi faccio vedere come lavorare la sequenza, è solo un giro di ripetizione e non ha bisogno di multipli. La trama del punto si presenta in modo molto consistente e fitto, per cui potrebbe essere inserito nella categoria dei punti tessuto e può essere benissimo utilizzato per tutte quelle lavorazioni che hanno bisogno di una certa consistenza, ma che non debbano dare pesantezza al lavoro, come copertine, scialli, cardigan, maglioni, sciarpe, cappelli. Potete preparare la lavorazione con il solito giro a punto base tunisi, in questo caso io non l'ho lavorato, ho lavorato direttamente la sequenza sulle catenelle di base. Il punto non è reversibile, ma un dritto e un rovescio. Anche il rovescio ha un buon effetto visivo e potrebbe essere benissimo usato per diventare il dritto del lavoro. Questo punto, il punto coste, può essere usato per creare dei bordi alle vostre lavorazioni o anche per lavorare progetti completi. Se non avviate il giro base a punto tunisi, nel primo giro lavorate semplicemente un dritto e un rovescio, ossia il dritto lo lavorerete con il punto base tunisi. Dal secondo giro in poi andrete a lavorare un punto maglia e un punto rovescio alternato. Il punto rovescio sul punto rovescio, il punto maglia sul punto base tunisi iniziale. Quello che abbiamo sull'uncinetto è il punto di margine, nel punto successivo andiamo a lavorare un punto maglia, un punto rovescio nel punto successivo o nella catenella di base, un punto maglia, punto rovescio, punto maglia, punto rovescio, punto maglia, punto rovescio. E questa è tutta la lavorazione. Lavoro il penultimo punto e il punto di margine sempre a dritto. Vado ad effettuare lo scarico, che è il solito che siamo abituate a fare nei giri di ritorno del punto base. La prima solina singolarmente, le successive due alla volta. E questo è l'unico giro di ripetizione per questa sequenza in costa 1-1. Punto maglia, punto rovescio, punto maglia, punto rovescio, fino ad arrivare alla fine della riga, il punto di margine va lavorato sempre a dritto, entrando nelle due asoline che lo compongono. Con questi punti potete creare innumerevoli combinazioni. Questa è un'altra combinazione che ho creato per questa fascia che sto lavorando. Spero che anche questa volta il tutorial sia stato di vostro gradimento. Se non l'avete fatto, vi invito ad iscrivervi al canale, a lasciarmi un like e condividere. Io vi ringrazio e vi aspetto per i prossimi video.